fine di campionato. Non ci sono mie. Sì, arrivano. La rivende. Allora, innanzitutto volevo sapere, questa è una televisione che va in onda o dobbiamo cercarla sui computerini? Più sui computerini, ma va anche in onda. Va anche in onda, ma dove? Dipende. No, ma che ci tenevo. E come si chiama? Oh, si è presa qua la figliola. Tele Montecatini è in rete? È Tele Montecatini. Allora, io devo dire una cosa. Sandro, tu vuoi dire qualcosa a Tele Montecatini? Sì, certo. Io avrei qualcosa da dire. Allora, Tele Montecatini vuol dire Tele Montecatini. Montecatini non è una città. Scusa, stavo declamando. Montecatini, posso? Non è una città a caso, ovvero Montecatini è una città piena di night. Si può dire? No, signora, non si fa per scherzare. E si narra, cioè per chi non sta a Montecatini, si narra, riprendi un po' la signora, ecco, si narra per chi non sta a Montecatini, stai sulla signora, che ci sono molte russe. Noi siamo qui al bar. E questi uomini maritati si innamorano delle russe e lasciano le mogli. Arrivano. È vero o non è vero? No, è una domanda, ma questa sto facendo un'intervista. Sentiamo cosa ne pensa il Pace. Pace, cosa ne pensi? Oh, qualcosa. Che cosa? Poi russe, in onda. Poi russe. No, veramente. No, non so di cosa parlate perché io... No, del mito di Montecatini. Montecatini è un mito nel mondo, però c'è questa diatriba fra le mogli e le russe che dice che rubano, sì, i mariti, sì, no? Questo è vero. Ora, io mi domando, essendo io un uomo a cui piacciono le donne anziane... No, signora, la verità. C'è una russa, ma molto anziana, però molto anche maiala, che tipo col femorino che si sbriciola come un savoiardo, io mi accoppierei volentieri senza rubare niente a nessuno. Niente, bravo. E qui farei un bel appa. Se questa va in onda, come si chiama? Io, Marilena. Marilena, vuole dire qualcosa a Tele Montecatini? Dica. No, dica qualcosa. Ha già detto tutto lei, sì, che... No, ma dica. Ha già detto tutto lei. Complimenti per la lacca. Fregamelli. No, sono io. Una boccaccia. Molto simpatico. Adesso ci sarà una serata dove si parlerà di sport. Posso dire? No, non mi riprende sport sempre. Come? Qual è lo sport di Montecatini? No, lo sport di Montecatini non lo so. Cioè, penso sia... Ma l'ha detto prima. Dici che lo butti come sport. Montecatini deve fare lo sport. No, è il basket. No, però... Basket, ha detto. Guarda che questa cosa delle russe a me mi ha sempre colpito, perché veramente poi sono belle, sai. Oh, cosa c'è? Adesso stiamo aspettando. Allora, Schillaci, Tacconi, Antonioni, tutti grandi campioni. Prego. E vorrei domandare proprio a loro. Che ne pensano, eh? Delle russe. Io, signori, devo dire la verità, io quando vengo a Montecatini penso alle russe. Ispettore Moroni, vicino al bar. Ispettore innanzitutto di che cosa? Vicino al bar. Bello rosso, eh? Sono... è freddo fuori, insomma. Cazzo, no. Un po' accalorato. Ma lo stagi... Poi adesso si sente meno. Lo stagi su YouTube, mi raccomando. Vabbè, sì. Ma domandate ma chi è? Paolo Fiucci. Andate venerdì per andare a quello che organizza l'evento, l'amico Antonioni. E quello della dentro. Là dentro. Ma vi conoscevate voi? Ma l'avete detto? Dio, ma... No, me l'avevo detto. Di anno tu sei. Ma sì, guarda. Sì, era bocciato qualche volta. Signori e signori, TV Montecatini, di qualcosa. Qualcosa? Dai, su, che vai in diretta. Sì, lo so, ma... Di più. Tu vivi a Montecatini? Lui è il capo dei vigili. Sai delle russe? Le russe. Le russe? Queste russe. Le russe passano col rosso? Passano col rosso, bravo. Bravo, domanda. Passano proprio col rosso. No, le russe... Tu sei sposato? Italiana. Felicemente. Hai avuto difficoltà quando hai incontrato una russa? No, non ho avuto difficoltà. No, perché sì, difficoltà si narra che a Montecatini queste coppie entrano in crisi per queste russe. Ah sì,
quello che rende molto. Io vorrei parlare tutta la sera di questa cosa. Bellissimo, bellissimo. È un argomento. Con Tacconi, ne parleremo con Tacconi. Ma Tacconi sta qui. Tacconi, dove sta? Oh, Tacconi. Cosa pensi? Puoi anche lo registrare, però. Poi magari me lo dai in privato a me. Ecco. A musulmano, poi chiamalo immediatamente. Simone. Questo me la voglio prendere. E ti chiami? Miriana. Aspetta. Tieni qua. Tieni qui tutto. Com'è? Simone. Ciao, sono Miriam. Allora, in diretta una telefonata di una coppia di Montecatini che non entrerà mai in crisi, però io chiamerò il suo fidanzato per rafforzare questo amore. Pronto? Simone? Sono un amico della tua fidanzata Miriana e ti volevo comunicare che nonostante che adesso lei sta con me, non c'è crisi nel rapporto. Meno male che ti dico, siamo in diretta, è uno scherzo, è TV Montecatini? No, sto scherzando, è un po' da ridere. Allora, questa donna ti ama molto, però tu innanzitutto dovresti venire qui, al ristorante della Ceppa, come si chiama? Locanda di Tino. Locanda di Tino? Sì. Perché c'è un po' di problemini. Cioè che ci sono io. Scherzo. Sono Ceccherini, stiamo scherzando, ti saluto, vieni qua. No, però vieni qua. E perlomeno, allora, se non vieni, butta baci alla tua donna che si sentano in TV. Vai. Quindi sforza il rumore, fai mua, forte, eh? Da ora, 1, 2, 3, vai. Lo sta facendo? Bene. Ancora. Bello. Questo è il bello della televisione Montecatini. Ora, se verresti ci faresti un favore. A che ora? È già ora? Ora, già ora. La partita la vediamo qua. Vabbè, ti passo la tua donna, io comunque ci penso io. Se non vieni ci penso, no, nel senso te la proteggo. E questa è la diretta. Mi sembra di aver fatto un bel servizio. Il nome Ciccio. Grande mitico. Chiamalo. Ma che voglio vedere, voglio vedere la foto. Cosa? Che ha detto? Ho detto che ha paura di dar noia. Allora, se non vieni rischi, perché la tua donna ci garba e te lo dice un nipote di Pacciani, te lo sta dicendo. Te riprendi tu. Vieni qua, ti voglio accanto a me, però vieni subito. Deve essere bello, ma non immagino un buon brindello. Scusa, ti posso dire una cosa? Sì, certo. Sai chi è quest'uomo? Il fratello di Tacconi. E io ventino del merda. No! Ma veramente sei un po'. Ma tu dove sei? Senti, noi siamo di Perugia. E che fa Tacconi? Perché non viene? È in albergo? No, non viene. Ha riconosciuto che. Tu sei sposato? C'hai figli? Come si chiama? Che squadra ti fai? Ma indovina! E senti il fratello di Tacconi? Bene! Ciao! No, scherzo anche perché ti dico. Ora stasera secondo me si perde perché ci mancano tutti, che poi si fa il ritorno. Ma ci mancano tutti, pure la Milano si è fatto male. Ma alla Europa League, quando arriverà lo scontro, ricordati che noi gli abbiamo aperto il culo 4-2, siamo gli unici. Scusa, ti posso dire una cosa? Sì, certo. Sai chi è quest'uomo? Il fratello di Tacconi. E che è? Io ventino del merda. No! È simpatico. Si può dire così di mai. No, ma è simpatico. Piacere, Alessandro, scusa, è bello fare il figlio subito. No, no, sta venendo. È un grande amore. Non deve venire. No, io mi ho brutto andare di doppio. No, io mi ammazzo che sono io. Signorina, allora viene il suo fidanzato. Sì, ma questo è un tributo del merda, questo dice tifo, dice chi sono da Hitch. Io sono per la Fiorentina, anche se c'è il tacco. Ma è iniziata la partita. Io andrei anche a vederla allora. Ma chi è? Signorina, ma lei come si chiama? Ma lei è lui il suo fidanzato? No. Ah, meno male, no, perché no. Io so come lui, eh.
questa è una serata indimenticabile, è un reality se vogliamo, dove oh, vedrete delle cose. Europa League, ha detto. Ma che cazzo. Dove ci occupiamo un po' di tutto, di sport, questa serata, ma anche d'amore, ovvero uno scopo, e lo dico a Tele Montecatini, di stasera primario è quello di... Signorina, io e mia moglie stiamo litigando sempre. Tutti no, lei non si intrometta perché il fidanzato sta arrivando. Si parla di 18-20 anni, fagli vedere la foto, tira fuori la foto, scendi immediatamente. E allora questo fai vedere in TV, noi saremo felici quando stasera si baceranno e si metteranno incinta. Si metteranno? No, perché su MTV è bello. Io qual è il mio cugino? Gira un po'. Ecco qui, quest'uomo, zoom qui, è l'uomo suo e sta venendo. E sarà molto bello. Sessualmente parlando, per favore. No, ma tu lo vedi mai in TV, 16 anni circa? Capolavoro. Certo. Vedi anche l'americano. 16 pregnant teen. È finito. Ma bella questa giacchetta. Sì, ho anche la giacca sotto. Testimone di Geova. Guarda, no, ti faccio vedere. Allora vi faccio vedere. Però puoi dire a Tele Montecatini qualcosa? Che... Perché abbiamo i tempi molti, dobbiamo tagliare. Guarda, puoi dire una battuta? Ti piace una cosa che fa ridere? Ma non devi piacere. Dovresti far ridere un attimo in TV. Io mi fo parecchio cazzi mio. Ti prego. Una piccola, ben via. Una piccola barzelletta. Piacerebbe molto. Vogliamo farne una insieme? Ma non riesco a dire, però mi piacerebbe molto quella dei e scherzo l'è morta. Eh sì, che cazzo, dici la fine. Dai, ti prego Sandro. Te ne sale qualcosa. Eroe se la dice. No, ormai ti hai detto la fine. Sono anni 60. Vediamo, potrebbe... quella del canino? Bellissima, in diretta. Quella del canino no, te l'ho già detto 100 prego, volte. No, ti prego, dilla, in allora, diretta. C'è uno, va da 20. È dedicata anche alla vostra coppia. Come ti chiami? Miriana. Che bel nome. Grazie. Dai, dilla barzelletta. C'è uno che va dal dentista, no, che c'ha i denti tutti storti. Il dentista risola, il dentista apre e dice, apparecchio, no, grazie, bello mangiato. Ma questa è vecchia da morire. No, fermi, no, cazzo. Sta un pochino più fresca. Ma no, ma questa si diceva. Ma le voglio dire dopo. Ho capito, ma per Tele Montecatini, che allora, il produttore è russo. Una nuova? Sì. Una nuova. Quella è scherzo del morto, no! Quella del vecchino le mutande. Dai. Non ho detto la battuta. Ti prego, dilla. Mi dice tutti i finali. No, ti prego, di quella del vecchino. Allora. Se mi dici che la bocca, io pigli lo scopo. Allora, c'è... Zitti, ora si ride. Ora si ride. Prego. C'è un omino va dai parrucchiere, no? Dice, mi fai la pelle a figa di gatto? Come no. Figa di gatto? La cazzo di gatto me la fatti l'altro giorno? No, qui si taglia, ma che... ma no! Ma mi hai rotto coglioni! Va bene, questo è l'anteprima, abbiamo scherzato, ma dopo vedrete come si svilupperà. Senti... Ho trovato forse una nuova attrice per il prossimo film. Ecco, sì, meglio. Come ti chiami? E scappa, e ha paura, e va paura. È andato fidanzato? No. Vieni qua. La mia è sono meglio io. Italia, vieni qua. Cosa puoi dire con la barzelletta? Ti prego, sto contando. Ma serio? Ho soldi per le barzellette. Oh, dai, uno, ma una. Dammi 50 euro e io te la dico. L'ho già date tre, l'ho già date. No, ma dammi quelle vecchie. Io voglio quella vera. Ti posso far vedere questo, se vuoi. Allora anche il trifoglio. Il cazzongolo? No, cazzongolo no. No, si può andare in onda. No, è scappato di là, guarda, ecco, ripigliala. Come ti chiami? Mario. Che bel nome. Però dovevi dire la pazienza bella. Mette tre. Oh, Vanessa. Miriam. Poi non ti chiedo più niente. Quella è scherzo del morto, le carbande. Vedi l'attore come si prepara? A Tele Montecatini. Dai, prego. Io voglio andare in questo ristorante mangiare. Signore, mi ha rotto i coglioni con questa macchinetta, ok? No, è reale. Io dico ok? Andiamo. Io sento diamanti, sai? Sento diamanti molto, molto profondamente. Che cos'è? Ma che cos'è? Ma guarda che... No! Ma non ci... No, no! Ma questa... Allora, ripiglia tutto. La sorpresa! È una sorpresa. Io sono felice. Me l'ho fatta la sorpresa. Davvero? Tu ti ricordi quando mi hai letto la mano? Sì.
e mi hai letto che non pagavo l'Equitalia. Come stai? Io posso salutare anche loro. Che sorpresa. Sono tutto in onda. Ma scusa, tu mi fai sti regali e non me lo dici? Ma sono sorprese le cose più belle. Tu non ci crederai, ma ti prego di dire perché è vero. Io ti stimo per una cosa che molti altri non conoscono, la tua grande sensibilità, ecco, che hai. Te lo dici anche l'altra volta. Ti ricordi? Certo. Però adesso poi ne riparliamo, perché io sono un po' inonfognato, eh. Ho dei problemi mentali. Ma dove c'è? Hai una bella rivoluzione. E fai finta da averli. Signore e signori, a Tele Montecatini il mito. Solange. A Tele Montecatini il mito. Che carini. Lucio, guardiamo la mano un attimo davanti a tutti. Sì, no, però devi dire la verità, non scherziamo. Ora ti dico delle cose. Sto pensando seriamente al suicidio, scusa, gira un attimo. Che so, però, devo dire. Paolo! Non sono quello, ma sto regalo. Comunque, mentre vi aspettavamo, scusate un attimo. Questa ragazza di 15 anni, 17, 20 anni, c'ha un fidanzato di 19. Ho visto la ribattezzato. Foto, chiedi immediatamente che ti voglio andare a chiacchierare. Scusa, di figlia di Spice Girl. Le Spice Girl. Siamo qui con le Spice Girl, anzi, ora dobbiamo iniziare questo nuovo format, diciamo. Volete dire qualcosa? No, cosa vogliamo dire? Ora sono con Deborah, Maggie, sono molto contenta Catering e Ilaria. Va bene? Non so ora cosa faremo durante la serata. Speriamo di fare qualcosa. Si mangia tanto e basta. Allora, un attimo, due ore. No, mi sono perso. Fermi tutti. Solange ha detto che Udinese Fiorentina pareggia. Allora se non la zecchi ti è finita. No, in senso da morte. No. Facciamoci un po' di foto, dai, che vediamo. Sì, dai, che è una serata fantastica. Quando viene il tuo fidanzato? Vai. Lo voglio qui. Ridi. Dov'è Tacconi? Arriva. Sono già tutti, devono arrivare. Sì. Tre secondi stanno. Ma noi sei là dentro dall'otto, ci ha detto di riuscire e di rientrare. Che bella serata, che bella compagnia. Quanto voglio bene a quest'uomo, che begli occhi. No, ma veramente. Lascia fare. Ma che forti sono anche una roba che. Va, sono venuto solo perché ci sei te. Buonasera, ciao. Oh, buonasera, piacere. Alessandro, parla. Giancarlo! Eccolo, vai. Taccori! Juventino di merda! Se l'aveva promesso, scusi, io devo parlare con lei privatamente. Senza disturbare. No, veramente, manca solo. Appena visto Solange dice il nome, potete fare un regalo per il genere. Oh! Grazie, signori, il castello è lui. Oh, e si va. Signore! Come stai? Ciao. Piacere. Allora, vai. Devo dirti una cosa poi quando ho messo. Sì. Ma una cosa riguarda. Ma me l'ha già detto. Me l'ha già detto. Ma no, come gli Antonioni, ma ecco. Come Gianni Morandi. Guarda, no, non lo dico.